Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Essendo presente sul pianeta al centro dell'universo da quando è stato creato, ho imparato a conoscere le varie razze, gli usi, i costumi, come è strutturata la società di ognuna di esse e il loro approccio alle altre fazioni presenti sul crogiolo. Per chiunque si avvicini a Keyforge, salta subito all'occhio quale sia la casata più xenofoba, Marte, quale sia la più caotica, Brobnar, la più sapiente, Logos e la più inclusiva, Federazione Stellare. Tra esse spicca, per ordine e rettitudine, anche la casata degli Angeli Corazzati, i Sanctum, che dall'alto delle loro città sorvegliano chiunque commetta atti vili. Ma siamo proprio sicuri che la casata dei Celestiali sia sempre stata osservatrice di gesta volte al bene? Che abbia sempre avuto tra le sue fila esseri di pura luce? In questo video, attraverso tre semplici esempi, scopriremo assieme cosa si cela dietro la casata più pura e diligente dell'intero crogiolo, portando in chiaro il lato oscuro dei Sanctum. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! Ogni argomento trattato in questo video si baserà su supposizioni e teorie. Non prendete quindi le informazioni che verranno esposte come dati ufficiali. I Sanctum hanno una storia davvero interessante, biblica oserei dire, e come tale sono presenti retroscena dal gusto amaro che possono macchiare la fedina perfettamente immacolata di questa casa. Infatti è del tutto normale che, dove sia presente un lato bianco, benevolo, tendente alla luce, sia d'obbligo la presenza anche di una controparte che invece viene governata dall'odio, dalla paura e dalle tenebre. Si sta parlando dei Dis, i nemici per antonomasia dei Sanctum. In tempo immemore, riportato su pochi manoscritti custoditi chissà dove sul crogiolo, si è parlato di una battaglia talmente cruenta tra bene e male che al suo termine l'intero pianeta ne ha risentito attivamente, portando su di sé, ancora oggi, dei segni evidenti a ricordarne la portata mastodontica dello scontro. Ed è proprio qui che vorrei fissare un punto. Sappiamo per certo che uno dei tratti più comuni di Sanctum è rappresentato dai cavalieri. Ebbene, tralasciando il cavaliere Donice, che assieme al cavaliere Dopale formerà la coppia che sarà protagonista di un prossimo video, l'attenzione va diretta verso uno dei possibili luogotenenti del condottiero Dis durante lo scontro che ha gettato le fondamenta del crogiolo, ovvero il terrore. Il terrore è infatti l'unico demone violaceo che non abbia sembianze di un soldato corazzato a riportare il tratto cavaliere. Nella lore dei Dis si è accennato che il carico eccessivo di sentimenti malvagi ha cambiato drasticamente le sembianze di chi ne è stato assoggettato, e credo fermamente che anche per il terrore sia stato così. Chissà se un giorno vedremo quale è stato il vero aspetto di questo cavaliere dannato che ha ceduto alla rabbia perdendo la sua retta via. In cosa credeva? A chi era devoto? Quali sono stati i motivi per il quale ha deciso di abbandonare i cieli per dimorare nel sottosuolo? E quali sono state le conseguenze delle sue scelte? Il terrore al momento rimane un mistero. Magari fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate al riguardo e se avete ideato da tempo qualche teoria. Ora, una vera e propria guerra non può non aver portato a degli effetti collaterali. Ed è proprio qui che quattro entità ben distinte sono scese in gioco per portare ancora più distruzione sul crogiolo.
morte, carestia, pestilenza e guerra non rappresentano sicuramente appieno lo spirito benevolo di Sanctum. Presentandosi male a cavallo dei loro spaventosi destrieri, i quattro cavalieri dell'Apocalisse sono sicuramente un capitolo oscuro della casata degli angeli corazzati, dato che, a partire dal loro testo in basso sulla carta, non ispirano sicuramente molta fiducia. Infatti, colui che semina morte, colui che porta via ogni cosa, colui che dona la corruzione e colui che fomenta i conflitti non rispecchiano assolutamente il lignaggio di coloro che invece si muovono per portare giustizia e rettitudine in ogni dove sul crogiolo. Affronteremo più nel dettaglio in un prossimo video anche la storia di queste quattro catastrofi in carne ed ossa. O luce e coraggio. Comunque, ultimi ma non per importanza, sono coloro che più di tutti mi fanno ben sperare nell'arrivo di una fazione malvagia proveniente da un altro piano esistente oltre a quello del crogiolo. Sto parlando dei gemelli che, con ondata oscura, hanno fatto la loro comparsa per la prima volta in Keyforge. Mastro Elemosiniere, Adamo del Lago e Siniscalco Sargassa sono soltanto tre dei sette gemelli malvagi comparsi grazie alla quinta edizione del nostro gioco di mazzi Unici al Mondo. E chissà se oltre ai restanti quattro Augure Grigio, Clariel Forgialuce, Sir Bevor e Urien il Circospetto, con le prossime espansioni arriverà anche il restante delle truppe celesti, corrotte dal potere oscuro, a dare manforte a tutti coloro che hanno fatto della casa Sanctum un nemico giurato, rinnegandola in tutto e per tutto. Ci sono poi altri cavalieri in casa Brobnar come Brammo ed Ebl Enorme, ma calcolando che anche i caotici giallorossi sono da prendere in considerazione come guerrieri da mischia, formidabili e temuti avversari quando si tratta di combattimento in campo aperto, ciò non impedirebbe a questi ultimi di avere un corpo dedicato all'interno della loro società di natura bellica. Ma... no, niente ma. Sia per quanto riguarda Brammo che per Ebb, un leggero indizio di cambio fazione mi è sorto quando ho osservato le armature che indossano. Infatti, esse non sembrerebbero provenire da rottami recuperati assemblati assieme per creare corazze di fortuna, come di solito usano fare i Brobnar, ma piuttosto sembrerebbero far parte di una sorta di divisa ben pensata per proteggere il corpo di chi le indossa. Nel caso di Heb nello specifico, anche le armi mi hanno fatto sorgere qualche dubbio, essendo il suo martello pensato per frantumare e perforare carcasse di altri servitori, molto simile a quello di Lady Maxina. E uno scudo pronto a proteggerlo da qualsiasi attacco proveniente da fonti avversarie, che riprende le forme di quello del Cavaliere Devoto, del baluardo, con la sua mutazione taurina, o del custode della porta. Sono comunque, almeno per questi ultimi due servitori di casa Brobnar, delle semplici ilazioni basate su fattori di aspetto simili tra loro. Ma per quanto riguarda tutto il resto, ovvero i Cavalieri dell'Apocalisse, il terrore con il Cavaliere Donice e i Gemelli Malvagi, mi sento di dire ancora una volta che molto probabilmente, in un futuro non molto lontano, vedremo finalmente delle casate e alter ego mostrarsi agli occhi di ogni forgiatore, per portare caos e distruzione sul crogiolo. E voi, cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti il vostro parere, e se avete avuto mai in mente qualche idea sull'esistenza di una casa ostile
che si cela dietro le belle gesta di paladini portatori di luce. Ricordatevi che sul crogiolo tutto è possibile. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura che potranno tornarvi utili quando durante una partita verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.